quest'anno sarà anche migliore. Ma come migliore? Cosa prevede di fare per l'anno venturo? L'anno venturo farò lo spogliarello, mi mostrerò nudo. Ma nudo anche... Sotto. Anche sotto. Tutto. Tutto nudo. Grazie, buonasera. Stati, mi metto in piese di Calangiano. Dica, cosa vuole sapere? Per lei com'è andato questo carnevale? È abbastanza bene, ma ci ho preso una ciccola che non vieni bene. Ma come mai lei da Calangiano sei venuto qua? Perché mi diverto di più. Ma Calangiano queste cose non si fanno? O preferite contare i soldi invece che fare il carnevale? No, contiamo l'uno e l'altro. Sì, ma il carnevale non lo fate? Qualche volta sì. Ma va... Ne pensa lì di questo carnevale? Questo carnevale di quest'anno è stata una cosa fantastica. Ma perché fantastica? Perché ci siamo impegnati tutti al doppio di come si doveva pensare. Ma io penso che non tutti si siano impegnati al massimo come si dovevano impegnare. Ci si può impegnare anche di più. Grazie. Io ha fatto la binata vincente, Banana. Perché Banana è un vincente. Cosa mi dice di... di questo carnevale? È stupendo, è stupendo. Si diverte? Abbastanza. E embriacheri? A nastro. Buonasera. Cosa mi dicevi di questo carnevale? È stato bellissimo, ci siamo divertiti. E spero che l'anno prossimo sfileranno anche chi non ha sfilato quest'anno, perché sono venuti da fuori per impararci come si fanno i carri quest'anno. Ha visto quest'anno il carro di Iglesias come... Le è piaciuto? Certo, è parecchio pure. Lei? Io sono Ninkas. Mi dica. Del carnevale? Sì. È stato bello, però il gruppo di Iglesias è il più bello. Oh, la Peppa, grazie. Cosa ci dice Palla? Tu immagini di dirti che tu canti la giovana, ti rendi più che stai male. Sti qua, diteci. Viva i pazzi di tutta Sardegna! Comunque, siccome il carnevale ci possiamo lamentare. Lei è Simona. E lei? Maria. E io sono Tina, chi non lo sapesse. E io mi chiamo Fulia, sono un pupazzo di neve. Brava. Un'intervista al sindaco di Tempio. Sì, un attimo, adesso facciamo un'intervista al sindaco di Tempio. Ci dica com'è andato quest'anno il carnevale. È andato bene, però... In certe case non c'avevamo acqua e noi gli operai non li dobbiamo pagare, allora il sindaco se ne sbatte le palle. Mi scusi, il sindaco non è lì? Sì, sono il sindaco, però no, gli operai no, non ce la fanno e allora non ci sono soldi. Non ce la fanno a resistere? No, ce la fanno a resistere. Ah, non resistono? Non resistono. E allora... Noi gli operai ce li licenziamo! Bravo! E noi non ce la facciamo nulla degli operai perché il comune se ne sbatte per nulla! Basta così! Bravo! Il tempiese, cicali del carnevale. Com'è? Molto bello, molto bellissimo. Sei divertito? Tantissimo. Tantissimo. Lei... La stronza mi diverto di più ancora. Sballo, Anche lei si è divertito. È uno sballo, un casino. Sballo. Sì, tanto! A questa manifestazione, sì. Ma come proprio spettatore o come, no, come partecipante? Come partecipante. Yeah. E quest'anno è stato meglio o peggio dell'anno scorso? Ma mi sono divertito un casino. Sei divertito? Un casino. Un casino. Poi sono brasiliano, guarda. Stacca. Speciale. Come è andato se devo sputtare a cacchione? Sputtaniglialo. Ma stai riprendendo? Sei pronto? Sei pronto? Allora, buonasera, com'è andato per lì quest'anno il carnevale? Ma dobbiamo dire discretamente, una cosa abbastanza normale. Non ha pisciato fuori dallo steglio, dimmi. No, dimmi di no, una cosa tranquilla, come lo solito, dai. Il giorno più bello quest'anno? Il giorno più bello sicuramente è forse domenica. Sarebbe oggi, no. Oggi scusi, pardon. Un lapis. Io sono un pupazzo di neve. Ciao. Io sono un pupazzo di neve, è lo stesso. Aspetta. Non mi trappolare in mezzo alle cose. Mi sto sciogliendo, è un casino, c'è un caldo tremendo. Figliolo, lo braccio con tutta la ditta e anche lo braccio mezzo sciolto. Casino.
Oh, di chi è? Passati la tua. Mi sento molto male. Forte. Mi sento molto male. Dai, Maurizio, cosa ci dici? Che meraviglia sto cacao, meraviglia. Cacao. Questo? Sì, a caldo le ultime impressioni di questo carnevale che sta così sciamando. È troppo favoloso. Un po' freddo. Perfetto. Freddo. Freddo? Ebbene, non vi scaldate. Non avete altro niente da aggiungere? No, per quest'anno no. Siamo andati bene così. E speriamo di fare il meglio il prossimo anno. A Reggio a scaldarci. Dai. Fare il meglio il prossimo anno. Abbastanza bene, ci siamo divertiti. Il vostro gruppo è andato tutto bene? Sì, eravamo un po' in disordine, comunque di concreto era molto bello. Grazie. Tutto insieme andava bene. Grazie. Impressioni a caldo di questo carnevale? È uno schifo. Perché uno schifo? Perché c'era troppo casino. Ma perché casino? Casino, non c'era ordine, faceva schifo, insomma, capito? Ma lei si è divertita? No. Non tanto? Non tanto, no. Il motivo? Perché c'era troppo disordine e io non riuscivo a ballare, non c'era musica, non c'era vino, non c'era niente. Quindi non ha bevuto? No, niente. Mi dispiace. Mi dica lei. Mi dica per lei com'è andato il carnevale quest'anno? Male. Perché è male? No. Perché è male? E sono un po' fiacchi. Come mai seduto qua per terra? Cosa è successo? Sono successe tante cose. Tipo? Una della quale siamo rimaste senza benzina. Senza benzina, ma voi o la macchina? No, noi. Ah, quindi non avete bevuto? Pochino, soltanto che oggi consumiamo di più perché sempre prima seconda. Abbiamo messo la benzina. Sta. Un diavoletto. Non è un diavoletto lei. Che cos'è? Io sono più che un diavoletto. E che cos'è? Sono un diavolo travestito da diavolone. Quindi è due diavoletti. Un diavolone e mezzo, due diavoli. Le impressioni di questo carnevale? Abbastanza tranquillo e molto perfetto. Anzi, dirò che mi sono divertito tantissimo. E spero che anche gli altri si siano divertiti come mi sono divertito io. Grazie a tutti, buonasera, arrivederci. E devo andare perché sono un po' in fretta. Bacchus. Ci dicano voi, signori, le impressioni a caldo di questo carnevale che sta per finire. Un carnevale fuori di testa. Molto duro soprattutto. Guarda, abbiamo dovuto sopportare delle... C'è una polemica rispetto all'anno scorso. Il video di là. Che cosa ha fatto lei? L'anno scorso cosa è successo? L'anno scorso era organizzato meglio. Guardi, la camera è là. Come dicevo, era organizzato meglio. Quest'anno cosa pecca per lì? Cosa pecca? L'organizzazione basta. L'organizzazione basta. Ma senz'altro, forse negli altri anni era organizzato un po' meglio. Per il fatto che non abbiano fatto fare i due giri, capito? Solo per quello. Solo per quello. Ma forse soltanto per quello. Solo per quello. Ma senz'altro gli altri anni forse cari. Non possono bloccare il carnevale alle 4:20, perché quando noi siamo arrivati giù alla Fontenova erano le 4:20. E infatti vanno bloccato sì. Hanno bloccato i carri e ci hanno fatto andare a piedi. Carnevale senza carri, senza musica non serve niente. E senza roba da bere. E soprattutto. Hai avuto dei grossi problemi soprattutto. Mi piace moltissimo. Ma è andato tutto bene secondo lei? Mancava un po' di musica. Solo la musica? L'organizzazione com'era? Per me è abbastanza bene. La prologo come ha funzionato? A noi non ci ha detto niente, abbiamo fatto tutti da soli. Tutti con i soldi vostri, di tasca. E un paio di sponsor. Grazie. Questo carnevale. Mi scusi, non ho capito. Impressioni a caldo di questo carnevale. È un carnevale abbastanza caldo, effettivamente il clima è buono. E il pubblico è anche caloroso. Per lei cosa è mancato in questo carnevale? La vienda. E basta. Aiuti. Genera ri. Insomma.
potrebbero essere di più, ma bisogna... La prologo come... con voi come si è comportata? Ma sinceramente non ti so dire perché sono interessati i capigruppo, non lo so. Ho capito, grazie.